troppo bello. Questi me li posso levare? Questi? Oh, è una lente, è una camera. Registri tutto quello che succede. Anche Mossia in questo momento è registrato. E vederti così con quella appesa al casco. La devi conservare. Assolutamente. Buona giornata e buon weekend. Ciao Agostino. Entriamo nella scala e accendiamo anche la luce, anche se di giorno, perché un sacco di cose. E allora, perché noi dimenticate sempre di avvisare prima di salire. E a chi devo avvisare? Sto salendo! Si prega di avvisare prima di salire, grazie per la collaborazione. E allora, pazzeschissimo, sta smontando tutte cose e quindi saliamo. Sale. Giustamente è tutto smontato. Gli scalini cominciano ad essere più corti, sono stati già tagliati, restano le lame. Ed eccoci qua, vedi? Qua ci sono le lame che fuoriescono. Lo vedi? Guarda, qui invece le lame ancora non le hanno levate. Caspita ronzolina. E allora, qua neanche. Hai capito? E siamo arrivati qui a casa. Esatto, vedi lì? Che si vedono solo le lame, hanno segato il tutto. Apposta più dov'è? Ma tu sei già con la manica corta? Dalla montagna. Dalla manica corta già sei? Da dove viene? Dalle montagne. E tu rioni bene, dalla spiaggia? Da Perolone. Basta. Ovvio con l'ascensore, sai che ora ne chiamano altri, i figli dei proprietari per dare mazzo colpi di mazzone. Ah, perché collaboriamo anche noi? Sì, c'eravamo sta cosa. Assolutamente, allora loro hanno detto un mesetto e mezzo? Sì, tre mesi, a Catania. Se a fine luglio è pronto, non è a fermare. È la mia stessa parola. Io ho detto se i primi di agosto è pronto, noi siamo. Sparami i bombi nella sera. Quando loro hanno detto, dicono no, a Pasqua iniziamo, io ci ho domandato ma di quale anno? E quindi hanno già tolto le cosiddette lame. Poi lì c'è anche. E saliamo. E si vede che qui invece questa lama ancora c'è, vedi? Metti a fuoco, non metti a fuoco, bastardo, ecco, bravo. E continuiamo a salire, qui invece l'hanno tolta dalla latata, ah no, latata non c'entra niente. Qui ancora c'è, qui anche. Però sembra che hanno ripulito comunque e devono solo tagliare appunto come giù da basso. Infatti qui c'è anche il ponte di San Marco. Pierino forse fa la cacca, la fa dura e la luce si è spenta. Va bene così, ciao. Che accendo. Eccoci qua, questi sono età di cucuzza e non c'entrano. Allora, oggi cos'è il 27, il 26, e chi lo sa? E allora saliamo. Non metti a fuoco, metti a fuoco. Un nome, metti a fuoco. E allora, è già
qui ad esempio hanno chiuso con la lama e lì anche si vede quella rossa. Bene, quindi proseguono, si va avanti, anche lì stanno cominciando a chiudere dopo aver diminuito la larghezza degli scalini. Anche qui, guarda, vedi? Certo, devono terminare alcuni punti. Si continua e anche qui, ah, al posto che dovevo. Ok, si sale. Infatti, molto bene. Qua lei è sempre in attesa. E così sembra che stiano continuando sino sopra. Molti. Benissimo. Vedi? Ah. Quindi hanno quasi completato parte della tagliata. Certo che ci sono tutti puttose e le cose. Anche, ciao ciao. E allora, come al solito, non deve mettere a fuoco perché ci sta 6 anni. E allora, il buco all'entrata, nell'ingresso, punteggio in allestimento. Ok. E quindi? Ah, si diceva, ma restano gli scalini. Se questo è il buco, gli scalini resteranno. Forse ci sarà uno spazio. Va bene. Lì c'è sempre il buco e andiamo. Come potete notare, già i laterali sono stati, anche se non sono ancora rifiniti, spero che non li lascino così, sono stati sistemati. Attenzione a dove metti i piedi. Vai aperto e si sale. Vedi? La monnezza. La monnezza. E si sale. Lei. È sempre lei. Molto bene. E qui al nostro pianerottolo la condizione è questa qui. Anzi, vediamo che si può fare. Ciao ciao. Buongiorno. Eccoci qua all'entrata. Si mette a fuoco, grazie. La porticina, l'altra porticina che non c'è più, e hanno già ricoperto di cemento. Vedi? Apposta per davvero. E saliamo. Qua hanno praticamente terminato. Sicuramente ci sarà una rifinitura lì ancora. Devono terminare. Hanno, quelli sono i buchi, forse li lasciano perché ci va. Infatti, come lì. Quelli li hanno lasciati, cosa stanno facendo? Ok, e si sale. Dove sale? Qua c'è sempre lei e non si lamenta. E qua abbiamo questo. Right. Da solaro permesso, ma e c'è tutto l'ambaradan, tutte le cose,
Me spingere. Premere. Hai capito? Permesso, permesso. Allora qui il ponte è stato levato e si continua. E si continua. E si continua. E ci facciamo magari col telefonino. Certamente. Vediamo. Apri di sesamo. Metti a fuoco, non metti a fuoco, fai qualche cosa. Come rientriamo? Metti a fuoco. Voi come rientriamo? Come rientrate? Non si sa. Ecco. Poi si sale. Faccio una cosa, un minuto. Bisogna salire. Un pochino, due cose. E si continua. Qua c'è un pezzo di ringhiera. Lasciata giustamente. La signorina mi hanno appoggiato un po' di ringhiera e la conseguenza. Ok. E allora l'androne è già con tutti i pezzi. Mette fuoco. Con tutti i pezzi pronti. E vediamo. Lo scavo. Vado luce. Ecco la scala. Qua c'è la base, è stata fatta, hanno ripulito le pareti. E allora la porta aperta che sbatte, per adesso la chiudiamo. Ok, e ora si risale. Tutto quasi completato, devo dire, pulitino, bene. Ma siamo all'interno, ma... Ecco, no. C'è un fuoco fisso, come passi il tempo? Ma sembra non ci piace diversi colori. Lei è sempre lì. No, nel fuoco non ci piace. Ok. Non sono già arrivé. Ah, qua è fantastico perché... Eccola qua. Ed anche, eccola, qua. Oh, muy bien, ciao ciao. E allora, mercoledì, vediamo come si mette. Allora, qui mi pare che siamo quasi come eravamo prima, ma hanno fatto pulizie. No, ma devo sistemare, ancora non l'ho fatto. Devo sistemare questo telefonino. Non è possibile così. Metti a fuoco. È che mi sposto troppo velocemente. E lui, vedi, si confonde. Ok, siamo arrivati. Ci sono l'umidità lì sopra. Permesso. E allora facendo tutte le cose. No, guarda i signori che stanno giustamente riposando il pranzo. E allora pericolo. La base, metti a fuoco, bravo. Caspita ronzolina.
Ma fantastico. Ho messo fuoco? No, non ho messo fuoco. Metti a fuoco. Molto, molto bene. E quindi, appunto, si comincia e si continua. O si continua o si comincia. Con arnesi pazzeschi. Permesso, permesso. Permesso, permesso. Qua. Appunto. Signora, grazie mille. Qui c'è spazio, prego. Prego. Ne approfitto, permesso. Assolutamente sì. Video, un video, un... I dubbi, le chiedevo scusa per i dubbi, ma... I dubbi fanno parte della situazione. Certo, della... Allora, vediamolo da qui, poi facendo cadere il telefonino magari dalla mano. Vediamolo da qui. Ecco, ma lo ecco, mica male, senza dubbio. Allora mi levo. Buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Mi si accomoda. Molto bene. Ciao ciao. Vediamo. Allora, qua c'è la porta, una porta, altre porte. Taratata, taratata, tata. Permesso. Eccolo qua. La situazione elettrica, due persone comode ci stanno, il vetro, qui vetro non ce n'è, qui no, c'è da tutto il lato a salire, e non so se il lato sinistro, il lato destro, ah qui hanno messo una porta. Qui già c'è una porta piccolina. Beh, diciamo che rispetto alle possibilità dell'ascensore, a parer mio, questi angolari sono troppo grandi, a dismisura. E anche qui la porta. La sera. Molto bene. Vedi che continua? Già hanno messo i vetri, non si vede, ma c'è il vetro, perché è trasparente. Ecco. Vedi? Ho a chiano vicino, ci faccio il film. Ecco. E allora, oggi cos'è il 14? Il 15? Non ricordo. Eccoci qui. Allora, vetro da tante parti. Qua c'è vetro. Vetro, non vetro. Si vede vetro, vetro, vetro. Quindi ora c'è il vetro, vetro di qua, vetro di là, vetro a destra, vetro a sinistra. Ma forse l'ascensore è già praticamente finito. Tutto vetro, tutto vetro, tutto vetro. Tutto vetro, la porta, spingere, tutto vetro, tutto vetro. Poi qui ancora devono fare la pedana, tutte le pedane fino a giù e anche da su. Ciao ciao! La luce è accesa.
così possiamo vedere meglio. Yes, permesso, permesso. Vediamo. Taratata. Tutte le cose di qua, le cose di là. Alleggio. Prego. Salve, prego. Ok. Il vetro. Di un lato, anche dall'altro. Anche da questo lato. È tutto un vetro. Eh sì, signori. Eccoci qua. Allora, cos'è oggi? Il 25. Ci sono delle novità, almeno qui, oscuro. Ci sono dei cartoni, siamo all'entrata, metti a fuoco bastardo. Ecco, quando c'è poca luce non ce la fa. E qui, non ci posso credo. Aspetta, segnale di pericolo. Altro pericolo. Guarda che bello questo andrà. Segnale di pericolo. Ta-ta-ta. Ah, ma già. Ah, ma pazzesco. E quindi, guarda, wow. E allora? No, non credo che funzioni. Lo chiamo? Infatti, no, ancora non funziona. C'è tutto l'ascensore che si prende da qui. Qui invece non si prende. Questo ascensore si prende da qui, ha un sacco di porte. Vedi? Taratata, hanno tolto tutto il ponte. Ma è un meraviglio. La scala mi pare perfetta, è enorme. Cioè, ci si passa anche con due valigie. Qui invece devono chiudere, perché giustamente questo tutto quanto è stato, credo, a causa dei gradini lì sotto, no? Perché sennò poteva essere tutto un po' più lungo, chissà. Però, dico, l'ascensore è un po' più lungo. E allora, si entra da qui, c'è quest'altro lato, e rimuove il fumo, ok? E si continua, questi sono più grandi di questi, notate? Guarda questo mi piede, vedi questa grandezza, io questa grandezza, non mi piede, si vede un po' piccolo, queste cose, queste sono dei, andiamo sempre, vedono queste cose, ecco. Ah, e che lingue, dunque, spingere, poi inglese, francese, spagnolo, ci saranno un tedesco, ecco, siamo uno sloveno, non saprei, e lì sopra, wow, ok, fantastici. Ah, guarda. Certo, è un poco strana. E là sopra già l'hanno messa l'ascensore allarme. Ma no, ci misero sulla mia maso. E che siamo privilegiati. Va bene, va. È stato bello, arrivederci. Buongiorno. Ma già si può pigliare l'ascensore, no? Sì? Non ci posso credere. Chiama l'ascensore. Ah, è una giornata speciale. Tempo perché già ne abbiamo piano. Ah, perché siamo in mondo caro, non è un ascensore dei. Va bene. Però sai, va, l'ultimo sa. Qua c'è tutto l'ambaradan, tutte le cose pazzesche, i tubi, le cose. Ora la si deve aprire, se non si deve fare la lavoratura, la porta. Nella porta, capito? Io ce l'avaretto. Che cosa? Perché a suo tempo c'erano i vari sistemi da poter scegliere. Ma mai se ne sta fottendo, ma uno se. Ma perché cosa? Perché è lento. Vabbè, lei è un montacarico, due tre. È un montacarico, vero? Certo, non è 380 la valente. Però il 380, a essere buono un pochettino ancora l'aumento, ma però lei perché ancora non è completo. Ah, tanto meglio. Non è completo.
mentre che poi sicuramente verrà aumentato di potenza. Ma quindi di velocità anche? Sì, sicuramente. Ora è messo, ancora lo devono completare. E allora parlare troppo a sé, niente, meglio mi stai molto. Non penso che fare così, penso un poco più veloce. Ma tanto meglio, se è possibile tanto meglio, se no. Questa è la norma dell'ascensore. Già che c'è l'ascensore, ma c'è stai 5 minuti a canare per una casoffi. Per mia madre assolutamente. Infatti. Pingaruso come mia di 13 anni. La mamma. Muti. 52. E allora, presente. Buon lavoro, grazie. Mi faccio sta passia tedda. E allora, due. Qua si chiude. Ehi, da chi è? Buongiorno. La Rosa Ascensori. C'è la musica. Ma sarà sempre la stessa? E se noi volessimo, anziché Mozart, Beethoven, non so. Vediamo qua, siamo arrivati o no? Sì o no? No, ancora ce n'è. Certo, è un montacarichi un po' lentino. Speriamo che lo fanno. Arresto d'emergenza. Un pulsante pazzesco, campanelli. Ammucamo. E allora? Si apre questo così. Secondo piano. Secondo piano, mi ha detto secondo piano. Ah, chiuderemo. Ma sono tutto eccitato. Buongiorno. Ma la verità è invece aggiornare lo stato dell'ascensore. Allora, ancora qui abbiamo questi argomenti lasciati qui. C'è anche molto rumore. Ah, forse perché era arrivato l'ascensore. Ah, ma fa un rumore pazzesco. Fa molto rumore. Presente? C'è stato un rumore particolare. E allora? Ecco che qui, se questo è il risultato, cioè la sovrintendenza viene, ritarda i lavori, li interrompe, li riprende, per poi fare questa cosa così? E che cos'è questa cosa? Che senso ha quest'angolo tubolare? E qui? Ah, mi viene da ridere. E sono le cose fatte in Italia, siamo scarsi, o comunque forse anche in altre parti del mondo. Ma cosa dire? Meglio stare zitti, anche perché ormai lo sappiamo, è così. La sovrintendenza ai beni culturali. Ignoranti. Proprio che ignorano. Peccato, per il resto andava bene, l'ascensore lumacoso, ma pazienza. Permessus? Allora. Oggi quando ne abbiamo 30? Vediamo. Allora, e sempre fermi lì siamo. Qua c'è questa situazione, qui
Però il passamano è messo abbastanza largo, giusto? Sto coso sta fedendo. È veramente brutto. E vabbè, che pazienza. Vediamo poi. Quindi, il 30 ottobre mi pare che oggi. Siamo ancora così. Ah, lei è sempre qui. Ah, eccoci. Ancora c'è il segnale di pericolo, ma oggi che è il 1° novembre 2017, eccolo qua in tutto il suo splendore. Vediamo la situazione che c'è qui. È sempre la stessa. Ok. Qua tutte cose aperte ancora. Non so se hanno dato lo sta bene per l'ascensore che funziona, però lo sta bene ancora non l'abbiamo avuto. Qui, come dicevo l'altro giorno, a parer mio è una gran cagata, cioè volevo dire, questo tubolare messo qui, chissà cosa faranno alla fine. 1° novembre, sale. Mi sembra però che si sono fermati. Qui la situazione è con questo legno, il tubolare aperto, e si fermano, metta a fuoco, metta a fuoco. Vedi? Qui invece è agganciato, però hanno lasciato questo ferro. Primo piano. Ah, viene usato anche al primo piano. Siamo contenti, vuol dire che serve l'ascensore. Ah, lì c'è sul tetto dell'ascensore una pulsantiera per qualsiasi evenienza. E qui cosa c'è scritto? 8.300 kg. E va bene, qua la signorina è sempre qui che aspetta. Aspetta, aspetta. Un vicino la sta fedendo. No, questo è normale. Ciao, ascensore. È stato bello. Il legno. Buongiorno. Permesso. Va bene, grazie. Allora, stanno facendo tutta la cosa qua. E che c'è? Insomma, questo. Ah, hai capito? Va bene. Già, come dire, parecchio meglio. Ok. Attenzione, qua c'è un buco. E qui addirittura c'è un neon che illumina tutto l'illuminante. Va bene. Abbiamo capito. E ancora qui siamo lì. Grazie, grazie. E lì dove siamo? Là. Ok, allora, oggi che è il 9, non mi ricordo, abbiamo qui all'ascensore in via Umberto, la si nota la super signorina che non mette mai a fuoco, che stanno provando ad ultimare la ringhiera. Solo che il cosiddetto tubolare non ha niente a che fare con il resto della ringhiera, e per far sì che il quadrato risulti almeno in sintonia, loro dicono, con la ringhiera, hanno aggiunto a terra, non si vede, lo vediamo qui, il quadratino, e a mezza altezza
quest'altro affarino, quasi orripilante. Quadrato e non c'entra niente. Vedi il resto della ringhiera? Lo vedi? Beh, vediamo come va a finire. Ciao! Oggi è il 22. Allora, il 22. Cosa abbiamo il 22? Prego. Ah, va bene, buongiorno. La posta. Quindi andiamo a vedere. Qua c'è un sacco di cose. Le maniglie, il corrimano, corrimano. E noi ci addumiamo a luce, vedremo. Capito? Si continua. Ora ci vuole il corrimano. Il corrimano. Capito? Corrimano, corrimano. Ma non c'era chi lo so. Com'è che c'erano quelli nuovi? Forse perché... perché? Non lo capisco. Il corrimano. Il legno nuovo. Allora, innanzitutto prendiamo la posta. E dunque quindi abbiamo, accendiamo. Ah, peccato, qui non si accende. E così non si vede niente. E allora abbiamo l'ascensore. Queste sono, e che peccato non si vede. Queste sono le ringhiere. Andiamo all'ascensore oggi, la data di oggi. Andiamo al secondo piano. E allora, prima queste erano nette, intere, come queste altre. Non capisco perché hanno fatto queste e non invece la musica di sottofondo, e non invece queste altre. Non capisco perché. Sarebbe stato molto carino anche queste, ma peccato. Allora, la cosa importante da sapere è che qui, in caso di emergenza, si preme e si possono aprire queste qui. Poi c'è anche un numero di telefono per qualsiasi problema. È molto molto lento. Che vogliamo farci? Molto molto lento. Poi calcoliamo quanto impiega per arrivare al secondo piano, ma comunque credo sia un po' più rapido che in passato. Ok, arrivederci. Ah, ci ha detto secondo piano. Wow, ciao. Al solito non metti a fuoco, metti a fuoco con un nodo. Ecco, brava, guarda che bello questo androne. Allora, 23 novembre 2018, quindi apri, ascensore funzionante, tutto ok, ma non avevamo il particolare del passamano, che è rimasto. Metti a fuoco, Teresi, metti a fuoco, Cornutas, brava, che è rimasto, tra l'altro, non ultimato, vedi? Allora, volevo sottolineare che non hanno fatto l'angolo, il giro,
fatto bene, come era prima, se ricordo bene. L'hanno fatto così, situazione moderna. Tra l'altro, la ringhiera era prima ancorata di lato agli scalini, non sugli scalini, per cui è diventata altissima. E come dicevo in qualche, anzi scrivevo in qualche video passato, è inutile questa ringhiera. Perciò la sovrintendenza rompe le scatole per poi fare una cosa che è inutile, perché appoggiarsi in questa tastiera che è alta quanto la mia spalla non ha senso, non posso aiutarmi di niente. E va bene, però, come dire, meglio di niente. Qui la situazione è sempre la stessa, esattamente, non si vede niente. Qui c'è la cassetta elettrica, vediamo cosa succede se premo. Vedi? Lui si apre, è tutto pronto, e con questa bella immagine qui vi saluto. E allora, quanto è durato in tutto? Un anno e mezzo di lavori? Tutto sommato siamo contenti, però il ritardo che hanno messo proprio dalla sovrintendenza, perché volevano sapere come fare le cose per farle bene e poi le hanno fatte male, è qualcosa che assomiglia a, uso il greco antico, una picchiata po' culo. È stato bello, grazie a tutti voi. Alla prossima!